Amici ed amiche dell'altra informazione, dal 1992 in Italia esiste una legge che è conosciuta come un albero per ogni nato, che obbliga i comuni con più di 15.000 abitanti, come Domodossola, a porre a dimora un albero per ogni nato nel proprio territorio. Poi ogni comune censisce e classifica gli alberi piantati nelle aree pubbliche. Entro 2 mesi dalla fine del mandato, il sindaco è tenuto a fornire il bilancio arboreo del comune. Il comune di Domodossola ha però deciso di effettuare questo obbligo di legge solo a fine mandato. I nati a Domodossola dal 2016 al 2019 sono 429, non conosciamo ancora quelli del 2020, ma dovrebbero essere un centinaio. Oggi come oggi parlare di alberi dopo che quello che è accaduto recentemente può sembrare andare un po' controcorrente, ma credo che lo si debba fare lo stesso. Non si può criminalizzare la natura solo per colpa dell'incuria dell'uomo. Ricordiamo che quello che è accaduto è al 99% colpa dell'uomo. Il tutto, per quanto riguarda questa piantumazione, deve essere effettuato entro l'autunno. Vorrei ricordare che il 21 novembre è la festa degli alberi, una festa a cui tutti andavamo quando eravamo piccoli. Ma come fare, visto che siamo in piena emergenza Covid e non si possono fare gli assembramenti? Ebbene, ecco la semplice proposta che vorrei fare qui da questa pagina dell'Alta Informazione. Da oggi fino al 21, ognuno di noi prenda una piantina, la metta davanti al davanzale della propria abitazione, la posizioni in giardino e documenti che fa questo per la festa degli alberi. Lo documenti, ci faccia un video, ce lo manda e dopodiché noi lo pubblicheremo sull'Alta Informazione. Io mi auguro che saremo in tanti a piantare e a ritornare a questa festa degli alberi, in attesa che le amministrazioni comunali facciano quello che è di loro competenza, vale a dire un obbligo di legge, e mettano tanti alberi quanti sono i nati in quel comune. Un adempimento obbligatorio per una legge del 1992. Ecco, questo è per quanto riguarda la proposta di oggi per quanto riguarda la festa degli alberi. Condividetela sui nostri canali social, ditemi che cosa ne pensate, ma soprattutto mandatemi i vostri video. Rivolgo questo appello ai grandi, ma soprattutto ai bambini, perché so che sono loro che ci tengono molto alla festa degli alberi e che quindi, siccome il futuro deve essere per loro, è un primo passo per poter sperare di avere un futuro migliore. Domani parleremo di tutt'altro argomento. Domani, infatti, parleremo di appalto al cimitero e della possibilità che venga affidato ai privati. A domani con l'altra informazione alle 18.45 sui canali Facebook e su YouTube dell'Alta Informazione.